Blind Wiki, svelare ciò che non si vede. A Venezia, dal febbraio 2017, un gruppo di 55 cittadini, ciechi, ipovedenti, studenti e volontari, usano smartphone per condividere la propria esperienza urbana, pubblicando registrazioni audio su Blind Wiki. Questo video documenta il processo della cartografia cittadina di Blind Wiki e il paesaggio sonoro risultante, designato dai tag più popolari pubblicati dai partecipanti. Giulia cammina con il bastone in Campo Santa Margherita. Giulia parla in Biblioteca Marciana. Mi chiamo Giulia Oblak, vengo da Spinbergo, un paese in provincia di Pordenone. Ho 22 anni, mi sono appena laureata in mediazione culturale a Udine e adesso collaboro con Blind Wiki. Giulia registra con il cellulare ai frari. Esplorando con la punta del bastone si vede che ci sono degli scalini che scendono direttamente in acqua, perché qua c'è un barcarizzo, quindi bisogna stare attenti in questa zona e prestare attenzione ai segnali di stop, perché in teoria qua il cancello dovrebbe essere chiuso, ma non è sempre chiusa, quindi se è aperto non proseguire. Registra Stefano. Barcarizzo sono quei gradini che danno accesso al canale e quindi alle imbarcazioni. Barcarizzi che sono pericolosi, per cui posso definirli sicuramente barcarizzi assassini, perché appunto per un non vedente, e non solo, sono appunto, potrebbero dare molti 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 problemi. Registra Laura. Dietro a me un grande barcarizzo. Sto molto attenta a non muovermi. Barcarizzo che ha parecchi gradini ed è un pericolo per noi. Immagini di barcarizzi pericolosi. Io sono Marta, abito a Verona e studio a Venezia arti visive allo UAV. Principalmente ho segnalato pericoli che io noto perché li vedo, ma non è scontato che vengano segnalati. Registra Rossana. Sono sul ponte di Calatrava, il ponte più nuovo di Venezia. È stato progettato e costruito da questo famoso architetto spagnolo ed è per alcuni un'opera d'arte, per altri un pericolo pubblico. Io sono della seconda opinione. Infatti volevo segnalarvi che ci vuole molta cautela nel salire, ma soprattutto nel scendere questi gradini che sono particolarmente irregolari. Elena registra a Santa Croce. È un passaggio strettissimo. Io l'ho battezzato Grotta dei Cornuti perché ha i muri molto 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 stretti. E a camminarci col bastone bisogna stare molto molto attenti. Registra Rossana. Sono in Piazzale Roma, che è uno dei punti di accesso alla città di Venezia. In particolare sono vicino al semaforo sonoro che permette l'attraversamento ai non vedenti. Giulia registra a Santa Margherita. Ci troviamo in presenza di una calle morta. Una calle morta è una calle che finisce direttamente in acqua senza nessuna protezione.
quindi bisogna stare molto attenti perché si rischia di cadere, però essendo il canale molto grande qui possiamo essere aiutati perché sentendo l'odore e il rumore dell'acqua che qui si sente molto. Regista Stefano. Sono in Rio Terra dei Nomboi, un rio appunto che finisce in acqua, piuttosto facile da prendere venendo da San Tomà, perché è un rio Terra molto largo, per cui ci si può facilmente sbagliare e invece di andare a San Polo si può finire in acqua. Immagini di calli morte pericolose. Mi chiamo Andrea, sono uno studente, vengo da Pordenone, ma studio qui a Venezia. Anche il tag odori è molto interessante. Se uno non conosce la zona, non conosce la posizione, è un bel modo di descrivere la città. Regista Felice. In questo punto c'è una gran puzza di canale. Regista Elena. Sono al mercato del pesce, questo si chiama Campo della Pescaria. È un posto dove c'è un grandissimo rumore di gente, è affollatissimo e c'è odore di pesce chiaramente, perché qua alla mia sinistra, ore 10, ci sono i banchi. Elena digita in braille con il cellulare. Regista Marta. Al centro del mercato del pesce al minuto c'è una targa bianca con delle scritte in rilievo più scure con scritto lunghezze minime permesse per la vendita del pesce delle seguenti qualità e la quantità espressa in numeri. Allora, io mi chiamo Anna Ammirati, sono pensionata e sono nata e cresciuta a Venezia. I miei post si sono incentrati soprattutto su quella che è la cultura, su quelle che sono anche le curiosità veneziane, sul toccare pietre, perché per me le pietre parlano, e varie cose quando passavo, vedevo, capivo, cercavo di soprattutto comprendere se a qualcun altro poteva interessare quello che attraeva me. Anna Regista Rialto. C'è una lapide particolarmente importante perché segna una conquista delle donne. Elena Lucrezia Corner Piscopia, che fu la prima donna in assoluto nel mondo che si laureò nel 1678. Felice Regista a Santa Croce. In un basso rilievo di un uomo, grandezza naturale, avvolto da un panneggio, con le mani rivolte davanti a sé, con la barba, potrebbe sembrare un Cristo, un vescovo o un santo. Anna Regista nel Ghetto Nuovo. Dietro di me, alle mie spalle, si trova il monumento alla Shoah, dove ci sono i nomi di tutti gli ebrei morti nei campi di concentramento e una scultura che rappresenta soldati ed ebrei. Cristina Regista a Cannaregio. Alcune colonne decorate ai lati delle porte, sia frontale della porta centrale che delle porte laterali. Ai lati ci sono delle colonne con elementi a rilievo
sia con decorazioni floreali che con decorazioni faunistiche. E al lato di ogni porta ci sono dei medaglioni che si possono toccare all'altezza della testa, diciamo, di una persona, medaglioni piccoli dove all'interno ci sono figure sacre o di altro tipo a rilievo, benissimo percepibili anche da noi. Che Laura registra a San Polo. Campo, a metà degli anni 50, ci venne un circo italiano molto importante. Io ricordo ancora, ricordi di bambina, i vari elefanti, tigri, un ricordo bellissimo per i bambini. Anna registra a Cannaregio. Questa è una posizione privilegiata soprattutto per l'ascolto della città. Nelle varie ore del giorno, a partire dalla mattina, si possono sentire le barche di lavoro, i gabbiani, poi molto bello nell'ora del tramonto, è un posto molto molto suggestivo. C'è la parte verso il canale della chiesa di San Geremia e io consiglio di venire qui a meditare, a pensare e ad ascoltare, perché si sente con lo sbattere dell'acqua lungo le rive quello che è il respiro della città. Mappe con registrazioni di ambiente sonoro di diversi partecipanti. Il campo del ghetto, un luogo abbastanza ampio dove i bambini giocano. Ci sono tantissimi gabbiani che si inseguono. Si percepisce proprio anche senza vederli dove si spostano. Molto bello. In una qualsiasi calle di Venezia potete trovare anche questi rumori, sono particolari. C'è un signore che trasporta della merce con un carretto, con un portabagagli, e il rumore è questo. Ecco, è particolare, è una cosa prettamente veneziana. E quando lo sentite dovete scappare praticamente perché lui deve passare. Sempre in via Garibaldi, all'altezza dell'entrata del giardino della Biennale, troviamo una fontana. Quello che state sentendo è ciò che a volte a me piace pensare il lamento degli imbarcaderi, quando è pieno di onde e cominciano a lamentarsi, ecco. Davanti alla stazione c'è un ragazzo bravissimo che suona su secchi e pentole. Questi sono gli effetti sonori all'interno della piscina che c'è a Sacca Fisola, l'isoletta che sta a fianco della Giudecca. Il corso, come si sente, è seguito dai bambini. Eccoci qua alla stazione di Venezia Mestre. I suoni qui sono molto forti, molto coinvolgenti. E si sente odore di sigarette, di caffè, di brioche, anche di materiale non ben definito, forse gomma o petrolio, qualcosa di strano, gente che tossisce, gente che si va, gente che parte, gente, troller che si muovono, è un panorama sonoro molto forte. Siamo usciti dalla Basilica della Salute. È mezzogiorno,
le campane suonano, torna il vociare più animato dell'esterno, sullo sfondo rumori di vaporetti. Siamo usciti dalla calle dell'isola, una calle molto stretta, con un eco particolare. E adesso abbiamo anche le campane che ci fanno da sottofondo. Regista Simone. Al mio fianco si trova una sorta di cespuglio dal colore verde scuro che delimita una specie di arco al cui interno si trova la via principale, a cui poi si può accedere all'uscita, all'entrata dell'edificio e ad altre parti di questo comprensorio. Ecco. Sono Mario, e sono dottorando in scienze del design all'Università IUAV di Venezia. E sono a Venezia da ormai 11 anni, dove ho cominciato a lavorare subito in università, appena laureato. Penso che Blaine Wiki serva per attivare una comunità all'interno di un luogo, di una città. È una comunità che si autoregola su un bel proposito di rendere accessibile e di costruire qualcosa assieme, ma appunto crea un tessuto di persone che si conoscono. Parla Anna. Culturalmente è un'iniziativa importante perché serve a far conoscere una città diversa, una città non la città quella delle guide turistiche, non la città che a volte si vuol far vedere, ma la città vista con l'occhio, diciamo, e l'attenzione di chi non vede. Parla Marta. Come mezzo è un'applicazione che ti aiuta a mappare dei luoghi. E concettualmente è un incontro con un vedere le cose in modo diverso o sentire le cose in modo diverso. Parla Andrea. Penso la parte più caratteristica, quella che tutti vengono ad ammirare, quelli che porta tutti questi turisti ogni anno, è quello che possono vedere, ma tutta la percezione che comunque il corpo ha all'interno di questa città, nelle calli strette, nei grandi campi, o comunque un ambiente completamente diverso da una città normale, il corpo lo percepisce ma generalmente non lo descrive, e noi stiamo cercando di fare questo. Sono Sandra e lavoro in Biblioteca Marciana, e per questo motivo sono entrata in contatto con l'organizzazione, con Blind Wiki, al quale appunto subito ho aderito, e quindi mi incuriosiva vedere come altre persone, in special modo i non vedenti, appunto i tag dei non vedenti, andavano a vedere con occhi appunto diversi quelli che tutti vedono con occhio fin troppo distratto. Parla Anna. La cosa più interessante che ho trovato è stato il riscoprire alcune cose che io avevo dimenticato della mia città e di andarle anche a rivedere, a ritoccare, e soprattutto dare una rispolverata a quella che è la conoscenza della mia città in alcune zone che non ricordavo più. Parla Mario. Credo che la prima cosa che deve accadere è una situazione di ascolto, soprattutto dalle persone che appunto vedono la città e vedono i luoghi, proprio per capire che cosa possono in maniera generosa offrire invece ai non vedenti. Parla Anna. Mette a contatto mondi completamente diversi che raramente probabilmente collaborerebbero assieme. Parla Andrea. Blind Wiki mi ricorda un po' il libro Città Invisibili di Calvino. È un po' come Marco Polo che descrive le città che Kublai Khan non vedrà mai e non potrà mai visitare perché ha un impero troppo grande. E lui le descrive e sta quindi ad ascoltare questi racconti del suo ambasciatore. Parla Marta. Venezia è una città particolare perché è un po' a sé stante, vive in una bolla di vetro, e quindi poter fare Blind Wiki, questo progetto, a Venezia
È stato molto interessante perché Venezia vive in un mondo tutto suo ed è bello trasmetterlo a chi anche non può vederla, ma la conosce molto più di noi dal punto di vista sonoro e sensoriale. Parla Giulia. Io direi che è un modo per tutte le persone di partecipare indistintamente da età, classe sociale, condizione, disabilità, abilità. Ed è bello perché è aperto a tutti e consente a tutti di partecipare e di creare gruppo, di trovare molti amici, come è stato nel mio caso, e di sentirsi parte di un gruppo, di qualcosa di più grande. Parla Mario. Spero possa davvero continuare a esistere tra le persone, quasi neanche sulla piattaforma, cioè che appunto questo tessuto che si è creato poi nascano delle relazioni. Parla Giulia. Mentre partecipo a questo progetto mi rendo conto che siamo tutte persone, non ci sono non vedenti, vedenti, volontari, siamo tutte persone, ognuna decisa a dare il proprio contributo. Parla Sandra. Un luogo d'incontro, una piazza, ma una piazza senza confini. Parla Andrea. Non terminerà qui, penso proprio di no, continueremo e le persone che ho conosciuto sono sicuro che le rincontrerò. Parla Mario. Blame Wiki è una comunità. Parla Anna. È una scoperta. È una scoperta continua. Parla Giulia. Viva Blind Wiki! Giulia cammina con il bastone a dorso duro. Titoli di coda. Thank you.
mappa Blind Wiki di Venezia con 1200 registrazioni audio. Blind Wiki, Biennale di Venezia 2017. Catalonia in Venice, la Venezia che non si vede. Una produzione di Institut Ramon Llull, Lingue e Culture Catalane.